Domani si celebra San Romano e voglio celebrarlo anch'io che mi chiamo Romano. Leggo dal Martirologio Cristiano. Svariate e valide testimonianze affermano il culto antico di San Romano Martire, collegato in maniera inscindibile al martirio di San Lorenzo, diacono. L'antica Passio racconta che il legionario romano, assistendo al martirio di San Lorenzo sulla catasta accesa, doveva essere arso e cotto a fuoco lento, si converte al cristianesimo e lo invita a pregare per lui, dicendogli che vede un angelo che allevia i suoi tormenti. Nel contempo, Decio, il procuratore, infuriato per la resistenza di Lorenzo, ne sospende il tormento e Romano, cercando di operare di nascosto, gli si avvicina per porgergli una brocca d'acqua, supplicandolo di volerlo battezzare. Sorpreso, viene fustigato, ma lui grida: "Sono cristiano!" e viene condannato alla decapitazione, eseguita fuori porta Salaria il 9 agosto 258. Durante la notte il sacerdote Giustino raccoglie il suo corpo e lo seppellisce in una cripta nella zona di Verano. Le sue reliquie riposano nella Basilica di San Lorenzo al Verano, ma alcune furono traslate nel periodo longobardo a Lucca e altre furono inviate a Ferrara e donate alla città e al suo vescovo, Cardinale Grifone, da Papa Innocenzo II. San Romano viene invocato contro il pericolo di possessione demoniaca. Il patronato di San Romano, di Roma, è per il Principato di Monaco. Questo San Romano è l'emblema proprio di quanto realmente c'è in me, perché in me c'è una diretta conoscenza di ciò che è il vero, che mi viene direttamente dall'alto, non da una cultura, non da una istruzione. Io sono come questo legionario romano che assiste alle cose anche tragiche che esistono nel mondo e laddove altri vedono supplizio, egli vede un angelo in aiuto di ogni supplizio, quell'angelo che aiutava un santo, Lorenzo. Per questo San Romano è stato scelto come l'ideale santo che viene invocato contro il pericolo di possessione demoniaca, perché è il talento naturale di chi individua il maligno e lo smaschera. Perché laddove opera il maligno, egli vede un angelo in soccorso di chi sta patendo quelle pene per una vita che spesso è anche maligna.
e ti sottopone un male che poi non ti demolisce, ma è solo la ragione del bene che verrà poi, quando proprio quel male e quella croce saranno l'impalcatura di tutto il tuo essere futuro, perché sarà sulla base di quella mancanza e di quella sofferenza patita che sarai messo in una virtuale condizione di capire che cosa è il valore opposto, e quanto più sei costretto al patimento ora, tanto più sei messo in condizione di apprezzare il valore opposto. Il martirio di San Lorenzo era spietato e rappresentava proprio quella cottura a fuoco lento che Satana fa su ogni bel bambino innocente, a mano che questi cresce, e a poco la cottura lenta di tutta la vita che è proposta porta quella innocenza a contaminarsi di peccato, a incartapecorirsi in una visione maligna del mondo e anche in una certa qualconvinzione del proprio potere, certo non quello divino, ma un proprio potere esiste, cosa che invece un bambino non fa, perché si rende conto che tutto gli è dato da suo padre e da sua madre, ed egli vi si affida. Quando una vita normale dovrebbe fare sostituire a questo valore reale del padre e della madre, quel valore assoluto ed ideale di Dio e dello Spirito Santo, come coloro che sono davvero suo padre e sua madre, l'uomo spesso non riesce, proprio per quella cottura a fuoco lento esercitata da Satana. Ebbene, in tutta questa opera di questa divina commedia che Dio disegna per un uomo che deve partecipare a questa divina commedia della vita, in cui viene apparentemente servito a piene mani il male, il dolore, la croce, che in realtà male non sono, perché sono proprio il presupposto per comprendere e po per poter poi gradire e apprezzare per sempre il bene. Ebbene, contro questa visione, questa cottura a fuoco lento, ecco, si erge proprio questa figura di un legionario. Non era romano il suo nome, egli era semplicemente nel genere di un combattente di Roma, senza un suo nome preciso. Ed è importante che proprio il suo essere romano lo colloca a una dimensione che già non è quella personale, ma è quella che rappresenta tutta una categoria di persone. E quindi questo San Romano non solo rappresenta Dio che interviene direttamente in un uomo e toglie di mezzo tutta quell'opera di cottura a fuoco lento esercitata da Satana, ma rappresenta proprio quell'aiuto fatto ad un genere intero di persone. Tutti quegli abitanti di Roma eretta a simbolo negativo, perverso di quell'amor che invece dovrebbe regnare. Non a caso
Gesù Cristo è stato ucciso, quindi ha patito il massimo affronto possibile della croce proprio dal potere romano. Sembra che questo potere di Roma, espresso da ogni romano, sia in sé quell'elemento negativo nei confronti di Gesù, ma anche nei confronti di Gesù, se si è in grado di smascherare l'idea maligna della vita e di vedere nel male veramente l'occasione essenziale per poter gustare e capire il bene, allora anche la stessa Roma e lo stesso popolo romano, che sembra perverso, non è un romano, è un Roma no. È il negare la forza di Roma per quel amor che invece è ugualmente un valore romano, perché amor è una parola romana, ma già indica proprio il contrario opposto alla forza di Roma, per quella forza che è propria dell'amore quando rinuncia ad affermarsi e cede alla forza. Gesù, che invita a offrire l'altra guancia, a amare il nemico, è idealmente rappresentato proprio da un romano che apparentemente è il suo uccisore, ma che in realtà è chi gli dà proprio il modo e l'occasione di poter resuscitare e dimostrare tutto il suo potere sulla vita e sulla morte. Se noi andiamo alla nascita preconizzata di Gesù, nel momento in cui si fissa il popolo di Dio, ed è il momento nel quale Giuda è il quarto figlio di Giacobbe Israele e con gli altri entra in Egitto, sarà da Giuda che viene fuori poi in 38esima generazione, a seconda della genealogia rappresentata da San Matteo, il Gesù. 38esimo in un racconto biblico che è parte di quella Genesi 38 riferita proprio all'antenato di Gesù. E non a caso questo antenato di Gesù si chiama Giuda. Lo stesso traditore Giuda, che tante volte i cristiani violentano quando dicono porco Giuda,